Nella presentazione di oggi abbiamo visto come uno dei concetti che erano accettati fino a poco fa, quello dell'esistenza di una serie di aree nel cervello che stanno alla base dell'esperienza del dolore, la cosiddetta pain matrix, in realtà deve essere un po' rivisto, perché ci sono numerose evidenze sperimentali che suggeriscono che in realtà queste aree non siano esclusivamente alla base della percezione del dolore, ma in realtà siano molto importanti per un'altra caratteristica che è utile per la sopravvivenza nell'ambiente, cioè l'identificazione di pericoli ambientali e la reazione a questi pericoli. Ovviamente il dolore è una modalità sensoriale che in modo principe permette di identificare pericoli ambientali, però non è l'unica, e quindi stimoli che siano intensi, sorprendenti, che vengono trasmessi col sistema acustico e col sistema visivo attivano in gran parte le stesse aree del cervello che vediamo attivate da stimoli che sono percepiti come dolorosi. Purtroppo la tentazione di associare quelle aree alla percezione di dolore è elevata, ma se vogliamo veramente capire come funziona il sistema nervoso non dobbiamo cedere a questa tentazione, dobbiamo cercare di capire quali sono altre spiegazioni per questa grande attività cerebrale che vediamo quando diamo a un soggetto sano, a un paziente, degli stimoli che sono percepiti come dolorosi.